Buona domenica, al microfono Padre Baldo Alagna, questo è il podcast Il Vangelo della Domenica. Oggi, settima domenica del tempo ordinario, il Vangelo continua sempre il capitolo 5 di Matteo, discorso della montagna in continuazione alle beatitudini. Siamo quindi al capitolo 5 di Matteo, al versetto 38-48. Allora, leggendo questa pericope ci sembra un po' scoraggiante l'invito che Gesù ci fa, perché leggiamo alla fine proprio questa affermazione: siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. E proprio oggi, in questa società imperfetta, in questa società dove siamo veramente tanto scoraggiati dall'imperfezione degli uni e degli altri, noi stessi facciamo esperienza di come veramente siamo poveri o poveracci. Ecco, bisogna stare attenti. Quando pensiamo alla perfezione di Dio, con tutto quello che vi immaginiamo dentro, della sua potenza, della sua grandezza, è logico, noi non arriveremo mai a questa potenza. Ma nello stesso tempo non dobbiamo immaginare la perfezione, ma diventare certamente perfetti, anzi eccellenti, forse questo linguaggio sarebbe ancora meglio. In effetti l'evangelista Matteo parla della gente che cerca un certo tipo di perfezione, ma in effetti casca proprio sulle cose basilari. E no, dopo 2000 anni penso che questo Vangelo veramente ancora è valido, perché ci chiede non una certa perfezione ideologica o immaginativa, ma una perfezione che parte nel nostro concreto, nella nostra coerenza. E anziché andare a criticare chi sbaglia o chi fa bene, poter veramente annunciare il Vangelo. E naturalmente sappiamo bene che una foresta che cade, un albero che cade, fa meno rumore di una foresta che risuona. Allora andiamo a vedere cosa intende l'evangelista con questo invito alla perfezione. Innanzitutto, cominciando dal versetto 38, Gesù continua a prendere le distanze. Vi ricordo sempre la contestualizzazione: discorso della montagna, Gesù si presenta come il nuovo Mosè, presenta una nuova ed eterna alleanza. E infatti vedete una costruzione: avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Ora vedremo cosa. E c'è una nuova alternativa, una società alternativa che è la Chiesa, una società che vive di Dio, dove la legge di Mosè è portata all'eccellenza, come dicevamo domenica scorsa, all'eccellenza originaria, ad una semplicità che disturba. Ora, questa legislazione di Mosè in realtà fu un grande passo avanti nel momento della sua pubblicazione, perché in un certo qual modo riguardava la gestione dei conflitti. Per esempio, prendiamo il primo versetto: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. Ecco, vedete qui questa legge che Mosè diede certamente gestiva la vendetta, che non era più illimitata. Vi ricordo, per esempio, potete andare a vedere il capitolo 4 della Genesi al versetto 24, dove Lamech si lamenta proprio: ho ucciso un uomo per una mia scalfitura e un ragazzo per un mio livido. Vedete,
La vendetta non ha, non ha, non aveva, non aveva dei termini, non aveva dei confini, e poteva arrivare all'accecamento, a diventare veramente qualcosa di terribile, una guerra dove non si sa più dove porsi. Ecco, Mosè mette un limite, occhio per occhio, dente per dente. Ebbene, Gesù prende le distanze pure da questo e chiede di fare un passo in avanti. L'invito che dà Gesù in un certo qual modo è un invito ottimo per gestire conflitti nella comunicazione e nelle relazioni. In effetti, cosa succede? Succede che in una relazione, certamente se qualcuno prende un occhio, praticamente Gesù in effetti ci dice non essere schiavo del malvagio. In effetti io vi dico non opporvi al malvagio. Allora attenzione, qui Gesù non ci invita a essere persone passive, secondo il termine provenzale che è entrato nell'italiano. Cretini deriva da cristiani in provenzale, cretin, cioè di gente talmente cretin che non si muove, che non risponde all'altro, passivi. Ma non è il vero significato di questa parola. Gesù non vuole che siamo cretini, ma che siamo cristiani, che è ben diverso. Quindi che non accettano di essere schiavi della prepotenza. Per questo occorre molta gestione attiva delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni, di tutto il patrimonio interiore che ci porta a decidere. Ora, non significa certamente essere masochisti, quindi abbassare le braccia, assolutamente Gesù non chiede questo. Significa semplicemente di spezzare il cerchio della violenza, della manipolazione. In effetti, se qualcuno ti cava un occhio e se tu glielo ridai, questa offesa può aprirsi a altre e all'infinito, quindi non è una buona norma. Ecco perché Gesù ci dice che se vuoi spezzare il cerchio della violenza devi entrare nel bene, nell'amore, nella pace che disinnesca l'odio, che blocca la violenza, che non dà spazio all'abuso, al potere, che certamente in quell'istante si abbattono su di te. Ma questo, per farlo, occorre veramente prendere autorità su se stessi. Questo significa essere veramente, manifestare la grande forza che Dio ci dà. Per questo quando Gesù dice se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra tu porgigli anche l'altra, non significa passare da cretini, da stupidi. No, il termine cretini non è sinonimo di cristiani, assolutamente no. Gesù non ci chiede di essere stupidi, tonti, ma buoni, buoni che gestiscono il conflitto fino in fondo. Di fatto, l'unica volta nel Vangelo di Giovanni che Gesù prende uno schiaffo, mica ha presentato l'altra guancia, ma ha detto: se ho sbagliato, mostrami dove ho sbagliato, se non ho sbagliato, perché questa violenza? Allora vedete, capiamo bene il senso di queste parole. Gesù invita a non opporre alla violenza che viene addosso altra violenza, altrimenti questa cresce e incomincia ad accecare tutte le parti e poi diventa un crescendo interminabile che genera guerra. In effetti la violenza aliena l'uomo, aliena le persone. Per questo Gesù non chiede
di essere tonti, ma di essere buoni, intelligenti, di disinnescare la violenza, di non cadere nel tranello. È come se praticamente chi è violento, chi è cattivo, in un certo qual modo ha un gancio al quale, se accettiamo, nel rapporto di forza non ce lo scrolliamo più di dosso. Vedete, e questo insegnamento di Gesù ci pone proposte di bene eccellente, non un bene minimo. Rispondere occhio per occhio e dente per dente, il bene è minimo, e può lasciare l'altro insoddisfatto al punto tale, ecco, da essere nel vortice, in un circolo vizioso. Il credente invece è colui che di fronte alla violenza altrui gli fa comprendere: guarda la capacità, la tua capacità di volermi fare del male non sarà mai così grande come la mia di volerti e farti del bene. Vedete, quando si è in guerra è normale difendersi, ma arrivare a dichiarare quanto vogliamo bene gli altri, questo è dono dello Spirito. In questa corroborazione fra la nostra disponibilità, la nostra volontà e l'opera dello Spirito Santo, Gesù vuole concretamente che i cristiani possano manifestare certamente questi vizi dei farisei di quel tempo, e incomincia a distruggere tutti i piedistalli di quella spiritualità ebraica che per loro era, non si toccava. Guardate cosa dice Gesù: avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo? Ma l'amore del prossimo era un amore limitato, perché arrivava fino a dove esisteva il concetto di prossimo, che era molto relativo al tempo di Gesù. Il concetto più stretto significava colui che appartiene al mio clan, alla mia famiglia, alla mia tribù, al mio popolo, alla mia nazione di Israele, ma non di più. Lo straniero deve stare al suo posto. Dopo 2000 anni vedo che ancora dei pseudo cristiani dicono che sia così. Ora, Gesù, quando utilizzerà il termine amore, utilizza il termine agapao, cioè il significato dell'agape, l'amore che non aspetta niente in cambio. E Gesù va a utilizzarlo come? Lo va a utilizzare col nemico. Allora, cosa dice? Amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico. Questa era la legge di Mosè. L'odio del nemico era normale in quella società, ma soprattutto era giustificato dall'odio che Dio aveva per i peccatori. Bene, guardate il Salmo 139, versetti 21-22, dove si dice: quanto odio, Signore, quelli che ti odiano. Li odio con odio implacabile, li considero miei nemici. Allora, questo talvolta parlare nella nostra fede cristiana di odio magari ci può creare qualche... Così, qualcuno potrebbe essere un pochettino fuori da ogni... così scioccato, preso un pochettino da certe frasi molto forti. Ebbene, perché non ci sia completamente equivoco, Gesù dice che l'odio non è cristiano, che l'odio non fa parte della nostra vita. Mai si odia con tanto gusto come quando si odia in nome di Dio, perché ci si sente giustificati in quest'odio. Voi direte, secondo quello che dice la Bibbia dell'Antico Testamento, fino a Gesù. Ebbene, Gesù prende le distanze da quella teologia e dice: ma io vi dico, amate i vostri nemici,
Quindi Gesù propone un amore di livello superiore, non solo non conosce i limiti dell'amore che arriva fino al prossimo, che deve essere agape, ma addirittura, e questa è una novità assoluta, esclusiva di Gesù, non esiste nessuna religione che arriva a queste vette, a queste sommità. È un amore che arriva a inglobare anche il nemico. Per amare Gesù non ha scelto, ripeto, il verbo fileo, il verbo dell'amicizia, il verbo della filantropia, non ha scelto il verbo dell'eros, erotao, avere qualcosa in cambio di tipo erotico, non ha scelto il verbo della famiglia, ha scelto il verbo dell'amore totale, che non aspetta nulla in cambio. L'agape, che noi tutti conosciamo, che significa un amore che è indipendente dalla qualità di colui che lo riceve, è indipendente dalla risposta dell'altro, un amore che non guarda i meriti della persona che viene amata, un amore che si genera per il bisogno dell'altro, non per la risposta che se ne può avere. E pregate per quelli che vi perseguitano. Quindi è chiaro che per nemico si intende quello che perseguita la comunità cristiana. Gesù chiede di fare un passo in avanti. Questo amore non diventa concreto, coerente con il Vangelo finché non si trasforma in amore, agape, per quelli che lo perseguitano. Se c'è questo, accade qualcosa che trasforma l'esistenza del credente. Guardate cosa dice Gesù: affinché siate figli del Padre vostro. Essere figlio, in quella cultura, come anche nella nostra, significa colui che assomiglia al padre nel comportamento, tale padre, tale figlio. Allora se chi ama il nemico e prega il nemico assomiglia al padre, si vede che questa è la qualità d'amore di Dio, un amore di Dio che arriva a tutti quanti. Ecco il progetto di Dio, ecco il progetto delle beatitudini, anche a quelli che sono considerati suoi nemici. E poi Gesù dà un'immagine di cosa considera, di cosa significa questo amore. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. È un'offerta di vita che è rivolta a tutti, non per il loro fare, ma per il loro essere. Il Dio di Gesù non è buono, è esclusivamente buono, misericordioso. Questo è il cuore di questo capitolo 5 di Matteo. Lui non guarda i meriti, se una persona merita oppure no, ma guarda i loro bisogni. Non è il Dio che premia i giusti e castiga i malvagi, ma a tutti, giusti e malvagi, offre il suo amore. E poi Gesù fa un altro esempio. Fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questi esempi, che sono comprensibili a tutti, il sole e la pioggia, vogliono dire che l'amore di Dio è un amore dal quale nessuna persona si può sentire esclusa. Gesù non discrimina fra meritevoli e no, fra puri e impuri, fra praticanti e non praticanti, ma il suo amore si rivolge a tutti quanti. E poi dice Gesù: se amate e salutate, prende le categorie ritenute più lontane da Dio, i pubblicani, quelli che erano impuri, senza alcuna chance, fino all'esistenza stessa della persona, e i pagani, quelli che avevano altre divinità, se amate e salutate quelli che vi amano e vi salutano, che fate di più? Siete come quelli che sono impuri profondamente, sono quelli come che hanno tanti dei e non certo Dio, cioè i pagani. Ed ecco l'invito finale di Gesù: voi dunque siate perfetti. Che significa quindi
essere pieni, completi, coerenti, come è perfetto il Padre vostro nei cieli. Ecco, dopo tutto questo, allora capiamo bene cosa significa l'invito alla perfezione. Significa essere buoni fino in fondo. E questa non è una virtù, un eroismo straordinario, possibile soltanto ad alcuni, ma essere buoni fino in fondo è dentro le capacità e la possibilità di ogni persona cristiana che è visitata dallo Spirito d'amore, dallo Spirito Santo. Quando si realizza questo, la vita del credente si intreccia con quella di Dio e diventa una cosa sola. L'uomo permette a Dio di essergli padre e quindi sperimenta la sua presenza intima, profonda, ispiratrice in ogni avvenimento della propria esistenza e della propria vita. E quindi si può dire tale padre, tale figlio. Questo è il bellissimo messaggio che ci lascia questo Vangelo straordinario di Matteo, capitolo 5, nei versetti 38 a 48. Terminando, volevo invitarvi a visitare il nostro sito emmaus-com.center per andare a vedere tutti i nuovi nostri appuntamenti per gli italiani. Prossimamente, per esempio, andremo a Lourdes in aprile-maggio, intorno al primo maggio, con un pellegrinaggio carismatico molto forte per malati, per famiglie, per tutti coloro che vogliono, ecco, con grandi predicatori, con persone veramente eccezionali. E poi saremo anche a Taranto per un ritiro di guarigione, giustamente, dell'essere, per poter ricevere da Dio questa forza di amare gli altri senza guardare le nostre ferite, anzi trasformare le ferite e diventare da vittima a vincitori, perché queste ferite possano portare frutto. Ecco, tutte queste informazioni le trovate sul nostro sito. Iscrivetevi, perché in questo momento stiamo vedendo grandi grazie, stiamo vedendo grandi benedizioni che Dio sta facendo a tanti. Per esempio, negli Stati Uniti stiamo vedendo veramente un'effusione dello Spirito Santo incredibile, e tanti giovani veramente prendono sul serio questo slancio di santità, questo slancio profondo per amare gli altri. Ed è possibile lodare e amare Dio al punto tale che a Asbury, in questa università degli Stati Uniti in Kentucky, dall'8 febbraio non stop 24 ore su 24 equip di giovani si danno appuntamento per lodare e pregare per il mondo, per l'umanità. E questo veramente è una cosa meravigliosa, bellissima. Addirittura abbiamo l'idea con qualche amico di poter predicare, invitare dei giovani a farlo anche in Italia. Se tu che mi ascolti sei d'accordo, cerca il mio profilo sui social network, scrivimi, perché stiamo iniziando una equipe per iniziare veramente questi risvegli, queste attività, ricevendo veramente il fuoco dello Spirito, iniziando una rinascita. Abbiamo bisogno di rinascere in questo fuoco, in questo amore, senza discriminazioni, che non esclude nessuno. Se c'è qualcuno all'ascolto veramente interessato e si vuole mettere in marcia insieme per risvegliare il nostro paese, la nostra Europa, la faccia della terra, ecco, la Chiesa tutta intera, ecco, non esitate, perché veramente questo è il momento, e forse attraverso questo podcast il Signore ti sta chiamando a metterci la faccia anche tu. Con questo è tutto, cari amici. Amici, da Padre Baldo Alagna e il Vangelo della domenica, buona domenica a tutti voi e alla prossima.